È atteso per questo pomeriggio il verdetto dell'Agenzia Europea del Farmaco, che dovrà esprimersi sugli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca, sospeso da lunedì da diversi paesi europei dopo i casi di trombosi. Salvo sorprese, l'agenzia dovrebbe stabilire definitivamente che non esistono sovraesposizioni a rischi in seguito all'indagine svolta e all'analisi delle cartelle cliniche dei casi sospetti di tromboembolia. Non vedo alcuna ragione perché ci si preoccupi seriamente, perché il tasso di incidenza di trombosi è inferiore a quello che ci si aspetterebbe in assoluto. Sappiamo che il Covid stesso è associato a un rischio molto elevato di trombosi e gravi malattie e penso sia chiaro che i rischi di non essere vaccinati siano sostanzialmente superiori a qualsiasi preoccupazione. Aspettiamo il verdetto dell'Agenzia Europea del Farmaco più tardi. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando i dati sulla sicurezza del vaccino prodotto dall'azienda anglo-svedese, ma l'organismo con sede a Ginevra ha già fatto sapere che al momento i benefici del siero superano i suoi rischi, raccomandando quindi il proseguimento delle vaccinazioni.